Di solito gli elefanti si comportano in modo calmo e si muovono lentamente per la savana in cerca di cibo. Questi predatori hanno deciso che questo comportamento è un segno di debolezza. Che grande errore! L'elefante ha dimostrato di essere come un intero esercito anche da solo. Ora ti mostreremo altri casi sorprendenti in cui gli animali si sono mostrati. È meglio non scherzare con loro. Gli elefanti si comportano in modo particolarmente brutale per proteggere i propri cari. Sì, hanno legami familiari molto sviluppati. Quindi, quando un intero gruppo di leoni attacca l'elefante, nonostante il vantaggio numerico, il coraggio e la forza dei cacciatori, questo è un grosso errore. Hanno scelto l'elefante sbagliato. La femmina è andata all'attacco e ha letteralmente disperso un intero gruppo di leoni. Hanno combattuto disperatamente per salvare il cucciolo e sono riusciti a riconquistarlo dai nemici. Ma se pensi che sia la fine della storia, ti sbagli. Si scopre che la straordinaria memoria degli elefanti potrebbe rivelarsi un problema. La femmina ricordava lo stress della prima esperienza. E quando i leoni mangiavano tranquillamente il loro pranzo, lei stessa ha deciso di attaccarli. È difficile dire se fosse una vendetta intenzionale o se l'elefante volesse solo scacciare i leoni dal suo pascolo. Ma in ogni caso ha raggiunto il suo obiettivo. I leoni hanno dovuto correre in direzioni diverse, solo per non cadere sotto questo camion vivente del peso di diverse tonnellate. Attaccare un elefante significa non solo ottenere un colpo serio, ma anche ottenere un nemico pericoloso per il futuro. Questi leoni si sono pentiti di aver attaccato questo elefante una volta. Questa tigre è abituata a sfide pericolose. Caccia spesso bufali che sono 3 volte più pesanti di lei. Ma qui il predatore a strisce chiaramente non ha calcolato la forza quando ha attaccato l'elefante. Sebbene la specie indiana di questi enormi animali sia leggermente più piccola di quella africana, sono ancora i più grandi animali terrestri del pianeta. L'attacco della tigre non ha fatto alcuna impressione sull'elefante. Non pensa di scappare o di provare una difesa. Perché? Con una massa di oltre 3 tonnellate, un elefante è 12 volte più pesante di una tigre. Pertanto l'erbivoro si è immediatamente girato di 180 gradi e ha attaccato alla velocità della luce non appena ha notato il nemico. La tigre è scioccata da un simile incontro. Deve scappare. Il cinghiale è un parente del maiale domestico, ma in una lotta tra loro sappiamo su chi scommetteresti. Naturalmente sul cinghiale, con le sue potenti zanne, la pelle quasi impenetrabile e la sua disposizione feroce. Può mettere in fuga un cavallo più grande e sopportare un colpo di pistola quasi a bruciapelo. Ma questo è un po' un errore. Qui il cinghiale ha deciso di sfogare il suo carattere caliente sul maiale, ma non ha tenuto conto del fatto che sotto la sua pelle liscia c'è uno strato molto spesso di tessuto adiposo. Agisce come una difesa non meno efficace di una pelle dura e non perde un singolo colpo. Sembra che il maiale rosa, con le orecchie flosce e le gambe corte, sia indifeso contro la rabbia del cinghiale, ma tutti i colpi della bestia selvaggia scivolano via dalla pelle del maiale. E poi il maiale entra in un contrattacco e fa fuggire il cinghiale. Il vantaggio di massa è un ottimo argomento per vincere. Non ti aspetti una tale rabbia da un maiale domestico? Anche il cinghiale non se l'aspettava e ne ha pagato il prezzo. Ognuno di questi cani è più grande di un varano e meglio armato di zanne e artigli. Ci sono 4 cani. Sembra che il destino del rettile sia già scontato. Ma i cani hanno scelto l'avversario sbagliato. Il varano si lancia dal suo posto, letteralmente come un proiettile in miniatura. Non si lascia circondare e si precipita per primo all'attacco. Ha scelto uno dei cani e si scaglia contro di lui con incredibile rabbia. È difficile distinguere qualcosa dietro la montagna di polvere che i due animali hanno sollevato durante la battaglia. Ma si è scoperto che il varano è sopravvissuto e la sua coraggiosa manovra ha permesso di bloccare la corsa d'attacco dei cani e di fuggire dal loro ambiente. Di solito, l'unica possibilità che una zebra possa sopravvivere quando viene attaccata da un grande predatore è la fuga.
ma questi ungulati a strisce chiaramente frequentano dei corsi di autodifesa. Guarda come si proteggono! C'è tutto qui! Un calcio posteriore, un gancio sulla spalla e una soppressione dell'avversario a terra. Esperti di arti marziali, che ne dite di queste tecniche eseguite dalla zebra? Condividete la vostra opinione nei commenti. Un coccodrillo può trascinare un gnu sott'acqua, che pesa come una piccola moto. Cos'è un macaco per questo rettile? Un pacchetto di patatine? Non importa come. Il coccodrillo ha sbagliato nella scelta del nemico. Non sapeva che questi primati hanno un coraggio davvero indomabile e allo stesso tempo cercano di prendersi cura l'uno dell'altro fino all'ultimo. Il coccodrillo ha atterrato una scimmia, ma il branco non solo non è scappato, ma si è scagliato contro il rettile per respingere l'attacco. Un'intera grandine di colpi ha colpito il coccodrillo. Forse due o tre macachi potrebbero non fargli del male, ma questi si sono rivelati troppi. Il coccodrillo ha dovuto lasciare andare la preda. Questa estrema dedizione e lealtà per la famiglia merita il tuo mi piace, vero? Questo cucciolo di leopardo era completamente indifeso contro una iena adulta e feroce. Il piccolo stava aspettando che la mamma tornasse dalla caccia e poteva solo sperare che il nemico non lo notasse nei boschetti. Sfortunatamente il travestimento non lo ha aiutato. La iena ha notato la preda e si è precipitata verso di lui. Solo che ha sottovalutato il gattino. Certo, non poteva combattere con una iena, ma scappare e come? Anche se i leopardi non sono resistenti, se la tua vita è in gioco, correrai per tutto il tempo necessario. All'ultimo momento, quando le mascelle della iena erano quasi chiuse sulle zampe del leopardo, il gattino è riuscito a saltare su un albero e a fuggire. Le persone che hanno visto questa scena non hanno potuto fare a meno di applaudire. E come ti comporteresti nei loro panni? Faresti il tifo per la iena o viceversa proveresti a salvare il gattino? Rispondi nei commenti. Ci interessa la tua opinione. Rispetto al gatto domestico, la tigre è un vero titano. Il gatto potrebbe stare interamente nella bocca del suo lontano parente. Il gigante felino sembra capirlo e guarda il gatto con disprezzo. Ma invano. Il gatto ricorda immediatamente al gigante chi di loro due è in gabbia. Molto probabilmente questo è un altro gatto rosso, ma non si comporta diversamente. Invece di scappare, adotta una posizione difensiva per poter combattere con tutti e quattro gli arti. E questo nonostante il fatto che i suoi avversari siano un paio di tigri, e questa volta il gatto non è protetto dalle sbarre della gabbia. La tigre fa un colpo leggero di prova. Certo, potrebbe schiacciare il gatto, ma agisce con attenzione. Perché affrettarsi? E quando la tigre incontra un rifiuto rabbioso, il gatto soriano si ritira e il piccolo celebra la vittoria. Se ha deciso di sdraiarsi qui, nessun gigante lo scaccerà. Sembra che si avvicini al bordo del recinto con una domanda stupida nei suoi occhi. L'hai visto? Portatelo via da qui! I gatti in generale sono bravi con la valutazione delle proprie qualità di combattimento. Sono spesso sottovalutati a causa delle loro dimensioni relativamente ridotte, ma i casi fenomenali cadono nell'obiettivo della fotocamera quando i gatti hanno mostrato chi è il combattente più forte. Certo, non hanno una protezione speciale, sono piccoli e vulnerabili alle mascelle e agli artigli di un nemico più grande. Ma il gatto deve ancora essere catturato. Questi animali sono incredibilmente bizzarri e astuti. Spesso possono abbassare la guardia di un possibile avversario per sferrare un colpo inaspettato e insidioso. E le zampe artigliate dei gatti, sebbene non siano in grado di fare enormi tagli negli animali molte volte più grandi, causano molto dolore. E i gatti conoscono bene i punti deboli dei loro avversari e spesso attaccano agli occhi e su altri punti vulnerabili. In generale, non far arrabbiare i gatti, non commettete questo errore. Con i loro volti carini, la dieta vegetariana e le braccia lunghe e sottili, i gibboni sembrano così carini.
Soltanto che qui abbiamo degli animali territoriali che cercano di scacciare qualsiasi creatura potenzialmente pericolosa dalla loro casa. Anche se si tratta di una tigre adulta. E sembra piuttosto impressionante. I gibboni non possono davvero minacciare le tigri, ma i primati sono in grado di infastidire, tirare, fare perdere la pazienza. Scende, picchia la tigre e torna immediatamente sui rami sottili. Allo stesso tempo la scimmia rischia seriamente, perché la reazione del predatore a strisce è fulminea. Ma la tigre ha sbagliato nella scelta del luogo di riposo. Il gibbone è troppo agile. Tocca la tigre e immediatamente sale sui rami sottili, dove un gatto pesante non può saltare o arrampicarsi. Detto questo, la scena sembra tanto divertente quanto bella. Scacciare la tigre con una leggera sculacciata è un'abilità invidiabile. Il gibbone sembra giocare con la tigre, mentre il predatore vuole soltanto riposare tranquillamente. Quindi se ne va quando si rende conto che non sarà lasciato in pace. Molto probabilmente la ragione di questo comportamento del primato sta proprio nel suo desiderio di far andare via il pericoloso predatore. Tutto molto carino, ma soprattutto perché nessuno si è davvero fatto male. Questo leone non ha cercato di attaccare la leonessa. Apparentemente ha deciso di prenderla un po' in giro e si avvicina di soppiatto alla femmina addormentata per darle un tenero morso. Ma la signora non ha apprezzato il gesto. Una donna arrabbiata a cui è stato impedito di dormire a sufficienza è un avversario che non dovrebbe essere sottovalutato. Povero leone! Il suo destino deve essere una lezione per tutti noi. Probabilmente i canguri ci sembrano carini perché sono allo stesso tempo molto diversi da noi e allo stesso tempo, grazie all'abitudine di stare in piedi e afferrare oggetti con le zampe anteriori, ci assomigliano in qualche modo. Qui, anche se il cane è un amico dell'uomo, involontariamente inizia a preoccuparti del canguro. Dopotutto il cane lo ha spinto in acqua. Cosa succederà al povero marsupiale? Si scopre che non c'è niente di male qui. Non è così indifeso come potrebbe sembrare a prima vista. Sembra che entrare in acqua faccia parte del suo piano subdolo. Con un movimento brusco, il canguro afferra il cane e inizia ad annegarlo. Sembra che una normale scena di caccia si sia trasformata in un thriller. Il canguro alza la testa lontano dall'acqua, ma la sua presa non si allenta. Quindi l'animale assomiglia davvero a un personaggio negativo che ha rivelato la sua vera natura all'ultimo momento. Il cane, tuttavia, è riuscito a scappare, ma non andrà più a caccia di canguri molto probabilmente. È troppo pericoloso. Probabilmente questo cobra si aspettava una facile caccia quando si è arrampicato nel cortile degli umani. Bene, non ci sono manguste nelle vicinanze, nemmeno un uomo con una pistola. Quindi sia i polli che la loro gallina madre saranno facili prede. Forse il serpente credeva proprio così. E si sbagliava. Il pollo ha deciso che questo cortile aveva bisogno di un nuovo eroe. Alcuni di loro non sembrano preoccupati. Ridacchiano e si agitano. Ma al momento giusto sono i primi ad attaccare un nemico pericoloso. È stata questa impresa che la gallina più semplice ha compiuto. Non ha nemmeno cercato di allontanare la sua prole dal cortile. Invece, l'uccello fiducioso si avvicina con calma al cobra, che poteva fermare il cuore di un elefante adulto con un morso. Il serpente è già scioccato da questa insolenza, ma questo è solo l'inizio. Ora il pollo darà un tale colpo al rettile che il cobra dimenticherà per sempre la strada di questo cortile. Certo, la gallina non può resistere al veleno del serpente, ma deve prima essere morsa. Il pollo agisce inaspettatamente e agile e non lascia al cobra alcuna possibilità di infliggere un morso pericoloso. Leoni e tigri sono specie diverse, ma appartengono alla stessa famiglia, quella delle pantere. Sebbene la loro struttura del cranio e dello scheletro sia quasi la stessa, le tigri sono molto più grandi, circa il 10-15%. È come la differenza tra i pugili in diverse classi di peso. Questo fino a quando queste tigri hanno deciso che il territorio del recinto appartiene a loro soltanto. Ma li aspettava una spiacevole sorpresa. Il leone è uno e le tigri sono due. Ma al potente re degli animali non importa.
I predatori a strisce possono essere incredibilmente potenti, ma le abilità di combattimento e il coraggio si sono rivelati chiave per il leone. È vero, in natura leoni e tigri non possono creare coppie. Una volta il loro habitat si estendeva su un'area piuttosto ampia in India. Ora c'è solo una riserva dove teoricamente possono incontrarsi. Questa è la foresta di Gir. Non ci saranno sentimenti particolarmente teneri tra loro a causa delle differenze nello stile di vita e per la competizione per il cibo. Ma poiché le tigri preferiscono fitti boschetti e i leoni amano le pianure, devono combattere in casi eccezionali. Pertanto il confronto è possibile solo tra predatori tenuti in cattività di solito. Qui i grandi felini non competono per il cibo e condividono uno spazio piuttosto angusto. Le tigri hanno un'enorme forza d'impatto e sono in grado di rompere la spina dorsale di un cavallo. Sebbene la criniera dia ai leoni un aspetto più imponente, se si confronta solo la massa muscolare, sono inferiori alle tigri. Ma il predatore a strisce è ancora costretto ad arrendersi e a ritirarsi. Invano ha attaccato il leone. È stato un grosso errore scegliere un avversario del genere. Qual è il segreto della vittoria del re degli animali? Nelle abilità di combattimento, il leone infligge colpi più precisi, la sua criniera svolge il ruolo di un'armatura naturale e inoltre il leone è più stabile. La tigre cerca di dominare, si arrampica sulle zampe posteriori e attacca dall'alto. Un altro avversario scapperebbe in preda al panico, ma il leone è troppo coraggioso. E il fatto che mantenga almeno 3 punti di appoggio e colpisca più spesso con una zampa che con 2, gli permette di sbilanciare gli avversari durante l'offensiva, costringerli a ritirarsi e cadere. E per chi fai il tifo tu in questa battaglia? Rispondi nei commenti. Le aquile di montagna sono predatori incredibilmente rapidi che sono in grado di sollevare una capra di montagna molte volte più pesante di loro stessi, per poi gettare la preda da una sporgenza di montagna e godersi il pranzo. Ma qui qualcosa è andato storto. Questo ungulato si è rivelato una preda troppo decisa e l'aquila è chiaramente molto sorpresa. Non si aspettava un tale rifiuto. Sì, la capra cade, ma con essa è crollato anche il grande uccello. La loro lotta a tali altezze è eccitante e qui anche tu avrai le vertigini. Gli avversari cadono ancora e ancora, ma la capra non perde l'equilibrio. Ora usa la gravità come suo alleato. L'ungulato, dall'accelerazione, cade direttamente sull'aquila, premendola contro una roccia. Qualcosa sembra scricchiolare? Ma bisogna dare credito all'uccello. Non lascia andare la presa e cerca di continuare a combattere. Un altro errore. La capra si rende conto che la vittima non aveva abbastanza forze, quindi getta via il predatore e poi scappa e persino scalcia per la vittoria. Allo stesso tempo la capra viene sostenuta da un amico che a sua volta cammina sull'uccello con i suoi zoccoli affilati. Oggi l'aquila rimarrà senza cena. Dicono degli ippopotami che sono loro gli animali più pericolosi dell'Africa, anche se sembrano piuttosto carini con i loro grandi nasi. In realtà sono creature incredibilmente dispettose. È una delle poche specie territoriali di erbivori che difendono ferocemente la loro terra, come una specie di tigre dai denti a sciabola, uno strato molto spesso di tessuto adiposo sotto la pelle dura, liscia e resistente, svolge il ruolo di un'arma quasi imbattibile. Le zanne e gli artigli di molti predatori scivolano via. Allo stesso tempo, l'ippopotamo compete con il rinoceronte per il titolo di secondo mammifero terrestre più grande, forte e massiccio del pianeta dopo l'elefante. A questo insieme di vantaggi è necessario aggiungere zanne enormi come sciabole da pirata. L'ippopotamo può schiacciare le ossa con loro. In generale, come avrete capito, questi animali sono forti in quanto a fiducia in se stessi. Gli ippopotami non hanno paura di nessuno. Essi stessi dettano le condizioni sul loro territorio. Gli ippopotami possono attaccare un predatore semplicemente perché li infastidisce. Questo gigante non ha assolutamente paura di una rissa e sembra solo felice di mostrarsi.
Allo stesso tempo, l'ippopotamo combatte molto brutalmente. Va alla carica, cerca di calpestare, ma soprattutto morde, schiaccia con le mascelle, trafigge con le zanne. Ci sono così tanti casi di attacco anche sui motoscafi. Gli ippopotami distruggono facilmente lo scafo di legno di una barca a motore e può anche attaccare inaspettatamente un erbivoro che certamente non lo minaccia. In generale, questo animale si comporta come un vero scagnozzo. Come capisci, quel tipo di fiducia in se stessi non poteva finire bene per lui. Di solito un ippopotamo non ha paura dei leoni e non cerca di scappare. Invece il gigante va all'attacco da solo. Bene, dobbiamo ammetterlo, l'inizio della mischia è andato davvero secondo le regole dell'ippopotamo. Guardate con quale forza mostruosa ha stretto la testa della leonessa nelle mascelle. Sembra che potrebbe inghiottirla completamente. Ma il potere dei leoni non è in realtà l'enorme potenza del pugno delle mascelle. A proposito, la loro forza di morso non è così grande, il giaguaro morde meglio. Il potere dei leoni è nel gruppo. Tre leonesse non possono gestire un ippopotamo? Ok, ci saranno 7 gatti predatori. Anche in 7 non riescono a chiudere il caso? Nessun problema. Un maschio viene in loro soccorso. C'è uno stereotipo secondo cui i leoni maschi non cacciano. Non è così. Semplicemente non fanno imboscate, poiché la loro criniera tradisce immediatamente il predatore in qualsiasi ambiente. Ma se le leonesse sono circondate da prede troppo forti, il maschio verrà sicuramente in soccorso. Uno sforzo collaborativo ha trasformato un ippopotamo gigante feroce da un film horror per tutte le paludi a una ricca colazione per un intero branco di leoni. A volte capita che le scaramucce tra animali con un finale a sorpresa non sembrino affatto crudeli, ma piuttosto dolci. In generale, le lontre non dovrebbero essere sottovalutate. Questi sono tipi piuttosto seri, soprattutto se vengono attaccati da un branco. Ma anche questo orangotango non va sottovalutato. All'inizio si ritira. La scimmia pacifica non vuole combattere. Ma quando si rende conto che le lontre non si calmano, il primate prende un bastone. Non solo gli oranghi sono alcuni dei primati più intelligenti che possono usare strumenti, ma si distinguono anche per la loro enorme forza. Allontanati da me, sfacciato! La scimmia non sembra particolarmente cattiva, piuttosto è infastidita dall'insolenza delle lontre. In generale, l'orangotango è un agente segreto in pensione molto carino. Sì, ha già lasciato crescere un po' la pancetta, sembra pigro ed è sempre educato con i suoi vicini. Ma se lo fai arrabbiare, ricorderai immediatamente il passato e romperà le gambe a colui che si concede l'eccesso. Come qui. All'inizio, l'orangotango si comporta di fronte alle scaramucce del macaco con pazienza e comprensione. Ma quando abusa di queste virtù, la bestia più grande ricorda di poter letteralmente schiacciare un piccolo insolente. Tuttavia, questa storia è molto più commovente e sorprendente. I taglialegna stanno distruggendo l'antica foresta pluviale. Forse per aumentare l'area del territorio per le colture. Forse per l'estrazione mineraria. Questo non è importante. Ciò che conta, davvero, sono i sentimenti degli abitanti dell'antico bosco. Sì, anche questi animali hanno dei sentimenti. Come l'eroe di un film di tema ambientale, l'orangotango solitario più comune si oppone a un enorme bulldozer. Di dimensioni colossali. Un'auto con un secchio di metallo e un motore rumoroso avrebbe dovuto provocargli un vero attacco di panico e cacciarlo da qui. Ma la scimmia è troppo intelligente per questo. Mostra a tutti: avete scelto quello sbagliato. Questo abitante della giungla non è così facile da intimidire. E l'orangotango esce a combattere contro il bulldozer. Senza speranza o possibilità di vittoria, solo perché quella è la sua posizione.
Sì, amico, questa scimmia dai peli rossi ha una posizione pubblica articolata più chiaramente della maggior parte di quelli che vedi nella tua città natale. Ma se hai esperienza nella lotta per la conservazione della fauna selvatica e l'attivismo eco, condividilo nei commenti sotto questo video. Vogliamo conoscere la tua storia. In tal modo l'orangotango si è avvicinato il più possibile al marchingegno per combatterlo come un cavaliere con un drago spaventoso. Sebbene il primate non possa distruggere il metallo, la sua stessa presenza su questo ramo impedisce ai costruttori di andare avanti. Quindi, in un certo senso, l'animale ha vinto. Bene, o almeno questo ci ha fatto pensare a cosa sta succedendo nelle foreste e nelle giungle lontane. Il coraggio di questa scimmia è motivante e stimolante per unirsi a questa lotta, giusto? No, non stiamo proponendo di attaccare le macchine edili. Ma siamo tutti d'accordo. La natura è degna di prendersi cura di se stessa e proteggere i suoi angoli misteriosi e inesplorati dalla distruzione. Sembra che anche i costruttori che lavoravano in questo posto sentano il dolore dell'orangotango per quello che hanno distrutto, che era la sua casa. Resta da sperare che questo coraggioso animale sia sano e salvo e che si sia trovato una nuova casa. Almeno né il conducente del bulldozer né altri umani hanno causato alcun danno al primate. È interessante riflettere: quando l'orangotango è andato a combattere contro il bulldozer, ha pensato che davanti a lui c'è un enorme mostro che sradica la foresta? O l'animale capisce il ruolo dell'uomo in questa terribile distruzione della giungla e sta soltanto cercando di mostrare ai bipedi che semplicemente non saranno in grado di distruggere tutto qui? Possiamo solo provare a indovinare. Cosa ne pensi tu? Quando la cavalla si rende conto che lo stallone non capiva e non accettava il rifiuto, ha scelto un modo più esplicito per dimostrare che non le piaceva. Vale a dire, con l'aiuto di un colpo ad eliminazione diretto alla testa. Lo stallone si è semplicemente spento dal colpo potente degli zoccoli sul cranio. Bene. Ora forse si comporterà più da gentiluomo con le donne. La relazione tasso-volpe è un esempio di straordinaria amicizia interspecifica. Generalmente, ma non questa volta, le due bestie sono entrate nel territorio dell'abitazione umana con l'obiettivo esplicito di trovare qualcosa di buono. Bene, il tasso capisce chiaramente di non essere simpatico come la volpe e non ci saranno abbastanza dolcetti per tutti. Quindi dovrà mostrare alla rossa che se ne deve andare subito. Certo, si è rivelato brutale, ma in realtà la volpe ha semplicemente sottovalutato il potere del tasso. La loro presa sorprenderà molti. Ricorda, c'era un bel momento nel film Watchmen. I prigionieri si sono avvicinati a un supereroe arrestato per regolare dei vecchi conti. Si è concluso con la frase epica: non sono stato io ad essere rinchiuso con voi, siete voi ad essere stati rinchiusi con me. Bene, questi cani ienoidi hanno commesso lo stesso errore dei banditi nel film. Hanno sottovalutato l'avversario e hanno deciso che era intrappolato. In effetti la gazzella che stai vedendo ora è uno dei pochissimi artiodattili che si distinguono per la loro natura molto determinata e l'amore per la lotta. Forse i cani pensavano che la gazzella fosse andata in profondità a causa del panico nel tentativo di fuggire. In effetti, gli ungulati attirano i predatori dove non avrebbero avuto la possibilità di circondarli o il vantaggio di una superficie piana. Quando la creatura cornuta si rende conto che il cane era stato portato via e credeva nella sua vittoria, si trasforma in un contrattacco schiacciante. La gazzella ha letteralmente calpestato il predatore e lo ha quasi annegato. Una lezione per i compagni che hanno capito l'essenza della situazione in tempo e non hanno osato inseguire un animale più alto in profondità. Il comportamento di questa banda di macachi non provoca alcun coinvolgimento. Si immaginano davvero troppo forti e invulnerabili per le lontre meno grandi. I primati sembrano trattare le lontre come giocattoli. Scuotano i bambini da un lato all'altro, a volte sbattono persino la testa contro le pietre. Perché farlo a un animale che non sta cercando di cacciare?
per curiosità o per natura violenta? Ad essere onesti, è estremamente difficile percepire tutti i tipi di animali allo stesso modo, oggettivamente con uguale simpatia. E non è perché alcuni animali sembrano più belli. È solo che le abitudini di alcune specie sono effettivamente associate alla meschinità e alla crudeltà. Mentre sorprendentemente altri animali si comportano in modo nobile, almeno secondo i nostri standard umani. O pensi che sia inaccettabile e irrazionale valutare il comportamento degli animali in termini di opinioni umane sull'etica? O viceversa? Credi che anche gli animali possano essere guidati da buone intenzioni, il che significa che ci sono anche dei cattivi tra loro? Rispondi nei commenti. Forse sei ugualmente dalla parte delle iene e dei leoni. Se sei indignato dal comportamento di questi macachi vili, ora vedrai che hanno sottovalutato il nemico. Forse una lontra è più debole di un primato, ma insieme rappresentano una forza formidabile. Le lontre catturano il macaco e lo gettano in acqua, e poi lo circondano da tutti i lati, sotto, sopra, dall'alto. I loro denti affilati feriscono costantemente, mordono, cercano una breccia nella difesa. Il macaco cerca di combattere, ma le lontre nell'acqua sono troppo forti. È molto più facile per loro stare lì. Le lontre combattono troppo armoniosamente per essere contrastate. Sebbene il macaco cerchi di riconquistare il suo posto, non ha alcuna possibilità. Le lontre hanno affrontato il nemico e hanno dimostrato che è meglio non avere a che fare con loro. Vedi uno squalo? Un predatore invisibile che solca le acque dell'oceano come i suoi antenati milioni di anni fa. Paura? Sa che hai paura. Ma questo leone marino non è il nemico sulla cui paura puoi contare. Il mammifero non ha solo paura dello squalo. Attacca per primo e fa letteralmente uno spuntino con un enorme pesce, gettandolo fuori dall'acqua. Per un leone marino, questo squalo con le sue dimensioni e le sue mascelle potenti è solo un pranzo abbondante. Quando un bullo non viene respinto per molto tempo, può credere troppo nelle proprie forze. Questo cane pensa davvero di poter spaventare un toro che pesa quasi una tonnellata. L'ungulato sopporta per un po' la stupidità del nemico, ma poi decide di insegnare una lezione. E lo ha fatto nel modo più convincente. Un calcio che ha buttato via il cane e ha colpito lo stipite della porta. Ora il cane sfacciato penserà più volte a chi puoi e a chi non puoi abbaiare ed attaccare. Archimede diceva: "Datemi un punto d'appoggio e vi solleverò la terra". Non è noto se il toro abbia studiato la biografia dell'antico fisico, ma il concetto di Archimede qui ha ricevuto la sua incarnazione al 100%. Durante l'attacco al nemico, il toro è andato in difesa. Ha trovato un punto d'appoggio e ha preso il colpo devastante del nemico con tale fermezza che il disturbatore ha letteralmente fatto una capriola in aria ed è atterrato sulla schiena. Lui stesso è scioccato dal trucco acrobatico che ha appena fatto. Ma bisogna ammetterlo, non gli importa della testardaggine. Il toro balza in piedi e continua il duello. Apparentemente non hanno condiviso qualcosa di importante. Sai della reputazione dei tassi mangiatori di miele, vero? Quindi queste iene erano chiaramente fuori dal giro e sottovalutavano questo piccolo. Certo, anche contro una iena sola il tasso mangiatore di miele è come un Davide contro Golia, ma qui le iene sono generalmente 3 contro 1. Né le dimensioni del nemico né la preponderanza numerica preoccupano affatto il nostro eroe furioso. Va in battaglia e mostra alle iene dove si trova il loro posto. In un mucchio di spazzatura. Sebbene le mascelle dei predatori maculati possano frantumare le ossa, il mangiatore di miele non solo ha una pelle forte, ma reagisce anche agli attacchi alla velocità di un proiettile. Non appena la iena cerca di afferrarlo, il mangiatore di miele si rivolge immediatamente a lei per un contrattacco. Le iene pensavano di aver circondato il nemico, ma questo non è un problema per il mangiatore di miele. Gira facilmente sul suo asse
e distribuisce colpi così pesanti che le iene possono solo fuggire da questo piccolo grumo di rabbia. Oltre al fatto che la pelle del tasso è molto resistente, si allontana anche facilmente dal tessuto muscolare. Pertanto, anche se i denti di una iena scavano nella pelle, ciò non porta a gravi danni interni. Il mangiatore di miele diventa solo un po' più arrabbiato e lui stesso mette in atto non solo mascelle con denti affilati come aghi, ma anche le zampe. Con i suoi artigli sembra che potrebbe scavare un tunnel che collega Milano a Roma. E la pelle di una iena non resisterà a una conoscenza troppo intima con questi artigli. La giraffa è l'animale più alto del pianeta. Un adulto può guardare fuori dalla finestra del terzo piano senza problemi, in piedi vicino a una casa. Questi ungulati sono diventati così alti per avere accesso alla corona degli alberi della savana, che ha del fogliame succulento solo ad alta quota. Ma per una tale crescita le giraffe hanno pagato con la destrezza. Possono correre bene, ma il leone può facilmente raggiungere la giraffa, specialmente se attaccato da un'imboscata. Questo è esattamente quello che è successo qui. Le leonesse circondano la giraffa e uno dei gatti salta sul suo collo. Una situazione incredibilmente tesa. Sembra che il povero ungulato non durerà per diversi minuti sotto una pressione così frenetica. Diverse leonesse tengono la giraffa per le zampe posteriori. Non permettono di perdere il carico mentre il predatore più audace si avvicina alla gola. Un esempio di lavoro di squadra quasi perfetto. Ma alla giraffa non interessa niente. Risparmia energia e non sembra nemmeno cercare di scappare. Le leonesse hanno sbagliato con la vittima. Dopo un po', il gatto che stava cercando di avvicinarsi alla gola della preda è semplicemente caduto a terra. L'obiettivo era troppo alto. E poi la giraffa ha disperso gli avversari con potenti colpi di zoccolo. Forse non è la bestia più agile della savana, ma un colpo di zoccolo è sufficiente per rompere il cranio di un leone. Quindi, i gatti possono solo ingoiare la polvere e andare avanti con frustrazione, alla ricerca di prede più facili. E sono stati ancora fortunati a rimanere intatti dopo una battaglia così estenuante. Immagina, sei un leone forte e potente che caccia tori e protegge il suo gruppo da un intero branco di iene. E poi, come se dal nulla, il cane più comune appare e ti insegue come un gatto del cortile. Una situazione dolorosa? Certamente. Non sorprende che i leoni stiano cercando di reagire e persino infliggono colpi devastanti. Ma il cane ha preso il coraggio adrenalinico e non si tira indietro. È interessante notare che i casi in cui un cane attacca da solo un leone o anche un paio di leoni non sono così rari. I grandi gatti non dovrebbero sottovalutare questi piccoli dai denti e sopportare con calma il loro approccio. Anche un cane solo può rivelarsi un avversario serio. Tuttavia, come sapete, il leone ha semplicemente paura di essere infettato da un tale avversario? Ovviamente si comporta come un pazzo. È vero, c'è un'altra versione del motivo per cui i leoni spesso si ritirano. Il fatto è che i cani conoscono bene il loro avversario. Pertanto attaccano una zona vulnerabile, cioè sensibile, il naso. Sì, un leone o una leonessa possono reprimere un cane fastidioso in meno di un minuto. Ma così facendo riceveranno sicuramente alcuni morsi sensibili. Perché ne hanno bisogno? Se è meglio ritirarsi. Dobbiamo subito fare un chiarimento. Questo non è un canguro forte adulto che ha deciso di insegnare a un adolescente. Questi sono rappresentanti di due specie diverse. Quello più grande è un vero canguro rosso, una bestia potente la cui massa si avvicina al peso di un adulto. E questa bestia grigia, di dimensioni più ridotte, è un wallaby. È più di 4 volte più leggero e circa la metà delle dimensioni di un canguro. Anche se naturalmente sono parenti abbastanza stretti, come è facile capire grazie alle somiglianze esterne. Allo stesso tempo, il canguro pensa che se è più grande, il wallaby dovrà andarsene. Ma il piccolo grigio non è d'accordo ed è pronto a mostrare quel disaccordo in una rissa. Questo combattente porterà molte sorprese ai canguri. L'impudente marsupiale ha sottovalutato il nemico e ha ricevuto un bel colpo.
quando una creatura che è letteralmente 200 volte più pesante di te si avvicina, ti sforzi di essere un po' più forte, soprattutto se ci sono diversi giganti dietro di lui. Ma questo piumato non è, secondo una logica così ovvia. L'uccello non ha paura, spaventa gli altri. Un movimento brusco e le mucche sono quasi in preda al panico. È incredibile quanto abbiano sottovalutato questo piccolo avversario. I lupi sono considerati uno dei predatori di maggior successo del pianeta per un motivo. Anche ora che le città sono cresciute e le foreste sono diminuite, al contrario, rimangono numerosi e con successo, anche attraverso una combinazione di intelligenza e coraggio molto forte. Qui alcuni lupi hanno osato così tanto che sono entrati nel territorio della città in cerca di cibo. Ma gli animali orgogliosi non hanno cercato il cibo nelle discariche. Hanno trovato un kangal adulto. Questa particolare razza di cane è una delle più forti, audaci e toste al mondo. Uno contro un kangal potrebbe benissimo, se non si raddrizza, almeno resistere al lupo. Ma qui ci sono diversi animali selvatici. E si rendono conto che davanti a loro c'è un nemico che forse li caccerà. Pertanto, i lupi intelligenti hanno deciso di eliminarlo. Il kangal combatte disperatamente. La scena di questa lotta è incredibilmente tesa. Mascelle potenti e lunghe zanne rendono i lupi cauti. Anche il cane è intelligente. Stringe le spalle al muro, trova un angolo in cui può rispondere agli attacchi. Non è paura o panico. È solo che il kangal protegge la parte posteriore di se stesso. Se anche un lupo fosse stato in grado di attaccare da dietro, il resto lo avrebbe afferrato per le zampe, tirato fuori e finito facilmente. E quindi devono circondarlo lentamente e cercare delle crepe nella difesa. Se il kangal perde la concentrazione almeno per un momento e soccombe alla paura, le zanne nemiche saranno immediatamente in gola. Sembra che la situazione sia senza uscita e tutto si risolverà in pochi minuti. I lupi sono lenti per un solo motivo. Se il kangal ha il tempo di ferirne almeno uno, il branco diventerà meno efficace nella caccia. Pertanto, i predatori selvatici cercano di ridurre al minimo i rischi. Ma l'eccitazione prima o poi prevarrà. Il kangal è più massiccio di alcuni lupi, ma perde contro questa banda. Se pensi che adesso segua una scena di massacro brutale, allora ti sbagli. I lupi hanno sottovalutato il kangal. Non si limitava a proteggere la schiena, stava allungando il tempo. Altri cani corsono al suono dell'abbaiare. Ci sono pochissime razze al mondo che si avventurano a combattere i lupi senza un vantaggio numerico di almeno 1 su 3. I kangal sono un'eccezione. Sono così coraggiosi e fedeli l'uno all'altro che accettano anche una battaglia uguale, 3 contro 3. L'allineamento cambia quando i rinforzi irrompono letteralmente nella mischia e attaccano i lupi dal fianco. Certo, i predatori non fuggono senza voltarsi indietro. Anche loro hanno combattuto e non si sono lasciati ferire seriamente. Ma in questa battaglia hanno sicuramente perso. Devono fuggire dalla città e tutti i kangal sono sopravvissuti. E in caso di infortunio hanno un proprietario che si prenderà cura e li curerà. Per una foca, una balena assassina è un vero mostro delle profondità. Con un'enorme differenza nelle dimensioni e nella forza delle probabilità in battaglia, 0. Ma il sigillo ha ancora un vantaggio. Milioni di anni fa gli antenati delle orche andarono completamente nell'oceano e persero l'opportunità di tornare sulla Terra. Ma i pinnipedi no. La foca lo sente, quindi fugge dai cacciatori in bianco e nero sul lastrone di ghiaccio. Si è salvato oppure no? Sfortunatamente, almeno per la foca, il pinnipede ha sottovalutato i suoi inseguitori. Le orche sono incredibilmente intelligenti e sembrano avere una buona conoscenza della fisica. Grazie all'ecolocalizzazione, non solo sanno esattamente dove si trova la loro preda sul lastrone di ghiaccio, ma anche quanto sia forte l'ostacolo davanti a loro. Grazie alle azioni coordinate, le orche dirigono un'onda sul lastrone di ghiaccio e lavano letteralmente la vittima nell'acqua. Le mascelle stanno già finendo la cena.
Quale esempio di una conclusione inaspettata di battaglie tra animali ti ha colpito di più del resto? Rispondi nei commenti e non dimenticare di iscriverti per vedere video impressionanti con animali ogni volta che usciranno.